Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono Daniele e oggi voglio parlare con te di minimalismo, come ha cambiato la mia vita e come può farti cambiare anche la tua vita. Però prima di tutto ti chiedo di iscriverti al canale se non mi conosci, parlo di crescita personale, dropshipping e miglioramento finanziario. E ora torno subito da te con il minimalismo. Resta qui. Il minimalismo mi ha letteralmente semplificato la vita da quando ho iniziato a farlo. Ma prima di tutto dobbiamo capire cos'è il minimalismo e cosa non è. Purtroppo c'è l'immaginario comune che minimalismo significa il vivere senza niente, il rinunciare a tutto e stare con semplicemente se stessi e pochissime cose e vivere così alla povertà, alla giornata. Non è proprio questo, in casi estremi può anche essere questo, però è un concetto troppo enfatizzato. Quindi cerchiamo di chiarire cos'è il minimalismo. Diciamo che il minimalismo, per come la vedo io e per come penso debba essere inteso, significa l'avere solo lo stretto necessario. Cosa significa? Non significa non avere nulla di comodo, non avere nulla di costoso o essere estremi, ma significa avere ogni cosa che si possiede debba essere utilizzata e non avere nulla di superfluo. In questo modo si hanno da diversi vantaggi come risparmio di denaro e risparmio di tempo, ma ci arriviamo. Quindi il minimalismo è l'avere lo stretto necessario che si utilizza. Prima di abbracciare questo concetto ero totalmente opposto, non buttavo niente, conservavo tutto, tuttora cose conservate, l'altra casa, cose che non utilizzerò mai, che in realtà devo buttare, perché questo è un processo comunque che richiede tempo, non è facile staccarsi dalle abitudini, dalle credenze che abbiamo avuto. Ero una di quelle persone che andava sempre al centro commerciale, che girava sempre e compravo magari cazzate inutili che sul momento mi sembravano avere un senso, un'utilità, ma che in effetti erano cose che buttavo nel cassetto e non avrei mai più riaperto. Questo è l'opposto del minimalismo. Invece il minimalismo significa avere ogni cosa in casa o nella vita che ha uno scopo, che ha un utilizzo. Possono essere anche cose belle, possono essere anche cose costose, ma devono avere un senso nella tua vita. Quindi, dopo aver chiarito questa posizione, voglio un attimo analizzare con te i vantaggi che porta il minimalismo, e sono innumerevoli. Il vantaggio numero uno è sicuramente il risparmio di denaro, perché non andiamo più a buttare soldi in roba inutile, in cose che non ci serviranno, anzi potremmo magari monetizzare vecchie cose che non utilizziamo più, che magari abbiamo tenuto nei cassetti, che abbiamo tenuto chiusi nel garage per anni, pensando che magari ci sarebbero serviti, invece non abbiamo mai più utilizzati. Ovviamente ci possono essere delle eccezioni, ci possono essere degli oggetti con cui abbiamo un attaccamento effettivo, di cui può essere difficile separarsene. Ma il principale vantaggio del minimalismo, che è anche quello che porta, diciamo, la maggior parte degli imprenditori ad affacciare questo stile di vita, è sicuramente l'efficienza e la produttività, poiché non avendo nulla di superfluo, non avendo pensieri di superflui, ma anche nell'atto stesso di pulire casa, giornalmente pulire casa ogni tot di tempo, vai a risparmiare tempo, vai a risparmiare energia e sicuramente pensieri. O nell'abbigliamento, se hai un abbigliamento ristretto, ma con uno scopo, cioè qualsiasi cosa hai nell'armadio lo utilizzi regolarmente, lo utilizzi ogni settimana, andrai a perdere meno tempo per scegliere i vestiti, per lavarli, per stirarli, per comprarli. Quindi non andrai più a comprare i vestiti per ostentare, ma andrai a comprare i vestiti perché avranno uno scopo per un determinato evento. E qui possiamo andare a citare per esempio gli estremi casi di alcuni imprenditori che hanno lo stesso outfit, che hanno lo stesso abbigliamento tutto l'anno. Questo ha un senso perché quando ti svegli la mattina o quando devi uscire, hai un appuntamento e devi vestirti e hai 50 milioni di vestiti nell'armadio, 50 milioni di magliette
e scarpe e devi andare lì a decidere cosa mi metto, cosa non mi metto oggi, l'occasione, e stai lì a perdere magari un'ora solo per vestirti, quell'ora è un'ora che avresti potuto spendere in cose più utili. Questo non significa che non devi più vestirti bene, questo non significa che non devi vestirti come senti più a tuo agio, ma dubito che ci sia una persona che abbia bisogno di 200 capi diversi per abbigliamento dell'armadio, te ne possono bastare semplicemente 7-8. Quindi il vantaggio del minimalismo è anche il risparmio energetico. Infatti ci sono delle teorie come quella di Mark Zuckerberg, che dice che il nostro cervello è come una batteria, quindi ogni scelta che andiamo a fare, ogni scelta che prendiamo giornalmente scarica un po' questa batteria. Quindi limitando le scelte futili si risparmia energia cerebrale. Un altro vantaggio del minimalismo, che è sicuramente utile nei tempi nostri, è la mobilità, la flessibilità, perché se io ho solo le cose strettamente necessarie, quelle cose sicuramente mi entreranno in una o massimo due valigie, quindi posso decidere di cambiare casa, di cambiare città, cambiare paese in relativamente breve tempo. Significa che se domani ho per qualsiasi motivo l'esigenza di cambiare paese o di cambiare città o cambiare semplicemente casa, apro due valigie, metto tutto e sono pronto per andare. Per esempio, io potrei benissimo farlo perché la cosa più ingombrante che possiedo sono due scaffali di libri, tra l'altro qua in questa nuova casa ne ho solo uno, ho solo una mensola di libri, che sono quelli che qualche volta mi piace andare a rivedere, magari per fare un video a proposito, e basta. Poi posseggo solo i vestiti che metto giornalmente, i computer, due computer, la macchina fotografica e i telefoni, ma sono cose che posso semplicemente mettere in uno zaino e una valigia e sono pronto per partire in qualsiasi momento. Ma come iniziare se vuoi iniziare questo percorso di minimalismo? È semplice. Abbiamo già detto che è un percorso graduale, quindi è inutile che vai a svuotare gli sportelli, vai a svuotare le mensole, perché è quello che vedo fare quando le persone iniziano a abbracciare il minimalismo, cominciano a svuotare e a buttare tutto. Però il problema è che dopo qualche mese si ritorna al punto di partenza e che continui a comprare cazzate, continui a comprare cose che non ti servono, quindi sei appunto a capo. Il punto è cambiare il mindset, cambiare mentalità, capire che non ti serve comprare le cose superflue, che non ti serve avere cose in più o conservare cose che non ti servono. Non è si inizia da qua, poi lentamente vai a scegliere una parte della tua vita, una sfera della tua vita, e inizi da il minimalismo. Io, per esempio, ho iniziato dall'abbigliamento. Ho iniziato circa 2 anni fa, mentre mi trovavo a vivere a Londra. Ho deciso, visto che mi ero trasferito, era un'opzione di iniziare questo percorso. Comprai, mi ricordo, 10 magliette tutte uguali, indossavo solo quelle magliette per uscire tutti i giorni, più dell'abbigliamento da palestra. Oggi sinceramente ho abbandonato un po' questo approccio, anche se volevo iniziare, devo semplicemente trovare il tempo e delle magliette adeguate per iniziare di nuovo questo, però io ho iniziato da lì. Quindi potresti per esempio iniziare con l'oggettistica di casa, cominciare a svuotare casa, potresti iniziare dai libri, cominciare a buttare i libri che non ti servono più, o venderli meglio, o regalarli. I libri non si buttano, si regalano. Libri quando andavi a scuola, e cominci a svuotare da qui. Poi, una volta che hai finito con una sfera della tua vita, cominci gradualmente un'altra sfera. Ci possono essere persone che hanno più facilità, ad esempio, a iniziare il minimalismo nell'abbigliamento, e persone che hanno più difficoltà a iniziare nell'abbigliamento perché sono estremamente attaccate. Quindi devi capire da dove ti viene più semplice iniziare. Ti ricordo che è un processo molto lento e molto graduale, ma avrai molti vantaggi che nemmeno immagini, soprattutto la libertà, non essere schiavo di oggetti, non essere, perché oggi siamo tutti schiavi di qualcosa, siamo schiavi dei social network, siamo schiavi degli oggetti, siamo schiavi della tecnologia, siamo schiavi della TV. Ogni persona oggi è schiava di qualcosa. E se vuoi liberarti da questo senso di schiavitù, devi iniziare gradualmente a riprenderti la tua libertà. E riprendersi la tua libertà significa non essere schiavo nemmeno degli oggetti che ti circondano, non essere schiavo delle scarpe, non essere schiavo dell'opinione altrui, non essere schiavo
di nulla. Questa è libertà. Prima ancora di avere tanti soldi, prima ancora di fare i soldi, o prima ancora di avere il lavoro dei sogni, la libertà è mentale, non essere legati mentalmente a nulla, ma sapere che in qualsiasi momento si è liberi di farsi uno zaino e andarsene dove si desidera, dove si vuole. Spero, ragazzi, che il mio video sia stato di utilità a qualcuno. Ricorda di mettere mi piace al video, così mi aiuti a spingere l'algoritmo di YouTube, e di registrarti al mio canale se ti piacciono i contenuti. Ti ricordo che mi puoi in qualsiasi momento contattare su Instagram o via email, trovi i contatti in descrizione. Grazie per avermi seguito fino in fondo. Ciao, alla prossima.